Buonasera e bentrovati nella terza edizione del Tg6 in apertura la cronaca con una importante operazione antidroga portata a termine all'Aquila con l'emissione di 14 misure cautelari che sono state eseguite di cui 9 in carcere, 3 ai domiciliari e 2 obblighi di dimora tra i coinvolti anche degli aquilani. Il gruppo aveva base logistica per il confezionamento e lo stoccaggio della droga, un appartamento che a seguito del sisma del 2009 era stato dichiarato totalmente inagibile. Il servizio di Daniela Rosone. Un duro colpo al mercato della droga aquilano con l'operazione Drugs and City 2. La polizia di Stato ha infatti eseguito 14 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti soggetti aquilani e stranieri per spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini, avviate nel giugno 2015 e coordinate dalla direzione distrettuale antimafia, sono state condotte dagli agenti della squadra Mobile dell'Aquila a seguito della morte di un giovane nel 2015, apparentemente avvenuta per overdose. Sono stati individuati quindi due gruppi di persone, uno dedito allo smercio di eroina di altissima qualità e metadone l'altro attivo sulla cessione di coca ed hashish. Il primo gruppo si occupava di smerciare al dettaglio sulla piazza Aquilana eroina proveniente da Roma, rifornendo i numerosi tossicodipendenti e concordando di volta in volta il luogo d'incontro attraverso messaggi criptati. Il secondo gruppo invece era una vera e propria associazione a delinquere, quattro soggetti i quali nel periodo dal settembre 2015 al gennaio 2016 hanno immesso nella piazza Aquilana importanti quantitativi di hashish e cocaina, avvalendosi della circostanza di altri complici per lo smercio al dettaglio delle predette sostanze tra i consumatori e gli acquirenti anche personaggi della cosiddetta aquila bene gli associati provvedevano ad effettuare le operazioni di taglio e confezionamento delle singole dosi in un appartamento utilizzato come base logistica, a Paganica, una casa inagibile di proprietà di de uno degli arrestati. Mesi di intercettazioni telefoniche ambientali, appostamenti, foto e filmati hanno consentito alla polizia di ricostruire nel dettaglio tutti i movimenti degli indagati, anche le operazioni di taglio e confezionamento della sostanza che sono state videoriprese da una telecamera installata nella casa dalla polizia. Nel corso dell'operazione, sequestrati mezzo chilo di cocaina del valore di 50.000 euro e 150 grammi di eroina. Nella notte abbiamo dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 14 persone italiane e straniere ritenute responsabili di un traffico di sostanze stupefacenti. Le indagini, coordinate dalla direzione distretto antimafia, hanno consentito di individuare due gruppi attivi sulla piazza da aquilana. Il primo dedito allo smercio di eroina e metadone e il secondo invece è attivo sul traffico di cocaina ed dashish. In particolare per questo secondo gruppo è stato individuato un appartamento nel quale gli associati si riunivano per tagliare la sostanza stupefacente. E che appartamento che era stato dichiarato completamente inagibile dal dopo il terremoto del 2009. Gli arrestati, 14, 9 in carcere, 3 in arresti domiciliari e 2 con obblighi di dimora, sono Pierpaolo Romano, Giovanni Catena, Marcello Duarte Ramos, Elvis Goman, Federico Ferrauti, Grigor Dervisciai, Youssef Bia, Ember Fuscia, Tiziano Panepucci, Massimo Tadei, Irina Minodora Popescu, Alessandro Biasini, Luca Zugaro e Curtisi Vasfi. Questa mattina una scossa di terremoto con epicentro ad Accumoli in provincia di Rieti è stata avvertita anche se lievemente a Teramo e comunque sono scattate le evacuazioni nelle scuole teramane gli studenti si sono riversati in strada un po' disordinatamente il servizio di Tania Bonici Castelli a Teramo San Valentino con scossa. Questa mattina alle 9.30, con epicentro ad accumuli e magnitudo 3.8, la scossa, seppur lievemente, è stata avvertita in città. Ma è bastato perché nelle scuole superiori, medie ed elementari scattassero le evacuazioni. Alcuni studenti si sono subito riversati in strada con i loro professori, altri non avevano capito di dover uscire, altri ancora, come i più piccoli della scuola San Giorgio, disorientati, aspettavano il suono di tre campanelle, segnale di sgombero immediato che non è arrivato. Che cosa è successo questa mattina al Liceo Classico di Teramo? Allora stavamo facendo lezione e a un certo punto noi della nostra classe abbiamo visto che comunque eh, c'erano diverse classi della scuola che erano uscite e si trovavano radunate in piazza e quindi ci siamo un attimo allarmati perché ci è venuto subito in mente che potesse trattarsi di, mm, del terremoto. E quindi vi hanno fatto uscire, vi hanno fatto evacuare? Dopo sì. Non immediatamente, perché non è, suonata, non è suonato l'allarme, non è suonata la sirena. Quindi, l'unica cosa che ci ha fatto pensare al terremoto è stato il fatto che abbiamo visto altre classi fuori. Come è andata questa evacuazione? È stata disastrosa perché. La maggior parte dei professori non voleva farci uscire, avevano detto che dovevamo rimanere dentro la scuola fino a quando non fosse suonata la campanella, ma metà istituto già era evacuato e quindi dopo che comunque molta gente si è spaventata, abbiamo preso e siamo usciti da soli. Sapete qualcosa se domani tornerete a scuola? Beh, io penso che se per un 3.8 non torniamo a scuola adesso non ci torneremo più, quindi presumo torneremo domani, anzi io lo spero sinceramente. Un po' di confusione dunque nelle scuole teramane. Nelle... La prima vera evacuazione di un dopo scossa, e come in tutte le cose c'è anche il lato positivo. Oggi è San Valentino, il giorno degli innamorati. E questa mattina, senza lezione a Teramo, per colpa del lieve terremoto, ha però rafforzato nei ragazzi la voglia di scambiarsi affetto con fiori, sorrisi e un cappuccino caldo. Eh sì, almeno ce la cogliamo questo giorno d'amore, dai. Tu che cosa hai regalato alla tua fidanzata? Eh, io personalmente niente, perché reputo che questi regali, questa festa, soprattutto, non mi piace perché. Se uno vuole ripostare l'amore lo fa durante tutto l'anno e non solo durante la festa. E nel pomeriggio il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi ha convocato una riunione con i dirigenti scolastici, alla quale hanno partecipato anche i responsabili della sicurezza dei singoli plessi, per analizzare quanto verificatosi in mattinata dopo la scossa tellurica e individuare le modalità di comportamento. Si è stabilito di continuare a effettuare le già attivate prove di evacuazione in ciascun edificio scolastico a scadenze regolari ma con frequenza costante, questo non solo per favorire la acquisizione sempre più consapevole e pronta delle modalità di reazione di fronte ad un evento, ma anche per ingenerare una sorta di presa di coscienza tale da rendere il meno traumatico possibile l'impatto dell'evento stesso sui singoli e sul collettivo. Si è inoltre stabilito che in caso di scossa sismica durante l'orario scolastico e dopo l'attuazione delle azioni previste dai piani di evacuazione, l'eventuale rientro negli edifici, trascorso il necessario tempo di attesa e all'esito delle verifiche sul fenomeno, la ripresa delle attività didattiche sarà a discrezione, plesso per plesso e scuola per scuola, dei rispettivi dirigenti. E proseguiamo la casa dello studente all'Aquila, era destinata a crollare, lo scrive la Cassazione nelle motivazioni depositate oggi dalla quarta sezione penale relative all'udienza svoltasi lo scorso 11 di maggio. Vediamo. L'edificio era stato totalmente pericolosamente modificato rispetto al progetto iniziale e alla iniziale destinazione d'uso. Per questo la casa dello studente dell'Aquila era un edificio destinato a crollare sotto il sisma del 6 aprile 2009. I tre ingegneri che curarono la ristrutturazione nel 2000 e anche l'architetto responsabile del collaudo avrebbero dovuto invece controllare nuovi carichi di peso che gravavano sull'edificio. Edificio, lo ricordiamo, costruito nel 1965 dalla casa farmaceutica Angelini e avrebbero dovuto controllare anche la tenuta statica del palazzo. Prima di andare ad eseguire gli interventi che hanno poi di fatto aggravato gli effetti del crollo. Il 6 aprile, all'interno della casa dello studente, morirono sei studenti e il portiere dello stabile. Questo si legge nelle motivazioni della Cassazione che sono state depositate. Il verdetto di fatto ha confermato le condanne a quattro anni di reclusione per gli ingegneri Bernardino Pace, Pietro Centofanti e Tancredi Rosicone e a due anni e sei mesi per Pietro Sebastiani, il presidente della commissione con collaudo dell'azienda per il diritto agli studi universitari. Se è vero che non è addebitabile agli imputati la realizzazione di una variazione d'uso dell'immobile Palazzo Angelini, si legge, poiché essi lo trovarono già dibito e da tempo a studentato, è altrettanto innegabile, scrive ancora la Cassazione, condividendo il verdetto di merito, subentrati per così dire in una situazione connotata da una variazione di uso, di fatto ormai già realizzata da anni, hanno sicuramente trascurato che la casa dello studente è stata trasformata da edificio realizzato negli anni 60, destinato ad abitazioni private, in una vera e propria struttura alberghiera munita di tutte le relazioni di dotazione, che ne hanno palesemente stravolto l'originaria conformazione interna. Il palazzo, sottolineano anche i supremi giudici sulla scorta della sentenza d'appello del 28 aprile 2015, è stato in tutto e per tutto modificato, rimanendo tuttavia identico all'originale soltanto per ciò che attiene alle sue componenti statiche. Rispetto alle quali, nei progettisti e nel collaudatore, si sono minimamente posti il problema se tutto quello che era stato realizzato, con le radicali e totali modificazioni conseguite, fosse ancora compatibile con quanto era stato progettato e valutato quasi 40 anni prima prima e per tutt'altra destinazione. Irrilevante, scrive ancora la Cassazione, è la regolarità o meno dei lavori eseguiti prima degli interventi curati dagli ingegneri pace, Centofanti e Rosiconi e va al riguardo affermato con la necessaria chiarezza, scrivono ancora, che in base a quanto prescritto dalle norme del Ministero dei Lavori Pubblici del 1996 deve essere calcolato sull'assetto originario d'edificio rispetto al quale il progettista e il direttore dei lavori che si accingono a progettare e a realizzare hanno, secondo logica elementare e prudenza, l'obbligo preliminare di verificare se si sia. Meno verificati in medio tempo reinterventi indifferentemente regolari o no, autorizzati o no, che abbiano comunque già alterato in maniera significativa gli originali equilibri. Confermato per i tre ingegneri anche il no alle attenuanti generiche per la gravità dei fatti, essendo l'immobile destinato ad ospitare dei giovani. Per quanto riguarda invece la responsabilità di Sebastiana, d'avviso della Cassazione, risulta tranciante il rilievo, pure correntemente svolto dai giudici di merito, secondo cui la licenza edilizia rilasciata dal Comune dell'Aquila in data 28 dicembre 1999 richiedeva il collaudo statico dell'immobile, che nessuno risulta invece avere svolto. Domani e dopodomani torneranno i eh, RIS a Ricopiano per effettuare altre misurazioni della scena dell'hotel travolto dalla valanga dello scorso 18 gennaio. Le eh, misurazioni che verranno effettuate con eh, strumenti laser sono state eh, predisposte dalla Procura di Pescara sulla base delle richieste dei periti tra i quali i eh, geologi. La Procura di Pescara ha aperto un fascicolo contro ignoti per disastro colposo e omicidio eh, plurimo eh, colposo. Torniamo siamo ora a Teramo, la frana imponente che ha portato giù parte della collina di mezzanotte ha isolato famiglie ed aziende agricole. L'amministrazione comunale ha deciso di ricorrere all'esercito che costruirà un ponte militare per ripristinare in tempi rapidi la viabilità. Il grave dissesto idrogeologico della collina di Mezzanotte, a pochi chilometri dal centro abitato di Teramo, ha richiesto l'intervento del genio militare, che sta studiando soluzioni per ricreare un collegamento viario, visto anche il crollo del muro di contenimento dell'80. In questo momento resta isolata un'importante azienda produttrice di latte fresco, con 300 mucche che rischiano di non sopravvivere vista l'impossibilità di portare loro cibo. Un ponte militare sembrerebbe la soluzione più accreditata. La collina di mezzanotte frana e va verso il lotto 0. Allora bisognerà intervenire a monte. Sì, è una frana importante. Centinaia di metri cubi di terra che stanno scendendo giù, tutta la collina. Una strada comunale che non esiste più, ma soprattutto anche l'8-0 che sta subendo dei danni. Sicuramente bisogna intervenire. Ieri abbiamo avuto, eh, su richiesta nostra, il genio militare per cercare di fare una viabilità diversa con un nuovo ponte per raggiungere le imprese e le aziende che operano sul territorio. I residenti di Contrada Mezzanotte ricordano all'amministra Comunale, che sono ormai 20 anni che chiedono interventi strutturali sulla collina che Frana, oltre alla costruzione di un ponte che potesse collegare la zona con il quartiere Cona. Ma sui ponti si apre una Carella infinita, c'è cioè Carapollo, dove l'ex sindaco Sperandio aveva previsto e finanziato un ponte che non è stato mai realizzato e al suo posto è stato preferito un guado sul fiume Tordino, a detta di molti, pericolosissimo. E non parliamo poi degli altri grandi ponti teramani che si sbriciolano sotto gli occhi di tutti. E a proposito di ponti, Teramo avrebbe bisogno di altri ponti, penso al Guado di Carapollo. Avremmo bisogno di altri ponti e vedere anche eh, le condizioni di ponti attuali. Purtroppo siamo in piena emergenza eh, che non ci permette... Di eh, come dire, pianificare molto. Corriamo ogni giorno all'emergenza che si manifesta. Purtroppo questo speriamo che ci sia un attimo di serenità, un attimo di programmazione. Una città teramo da riprogettare. Il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, questa mattina con gli assessori comunali di Felice Colantonio ha effettuato un sopralluogo con il sottosegretario alla presidenza della regione Abruzzo, Mario Mazzocca, per fare il punto della situazione dei numerosi smottamenti e delle frane verificate in città a seguito dell'eccezionale ondata di maltempo, una emergenza che richiede interventi finanziari certi e immediati da parte degli enti sovracomunali. In una graduatoria delle emergenze, Chieti, dove ho riscontrato una situazione situazione Abbastanza grave. Sicuramente la prima città a necessitare di interventi immediati, ha commentato il sottosegretario Mazzocca. Sono d'accordo con il sindaco quando dice che occorrono subito i finanziamenti. Purtroppo tali eventi saranno sempre meno eccezionali e i comuni e le regioni non ce la potranno mai fare da soli. Per tale motivo lo Stato deve imprimere un'accelerata sul tema della tutela del territorio. Per quanto riguarda le eh, risorse economiche, ha proseguito Mazzocca, credo che su tale fronte sia indispensabile, indispensabile aprire un tavolo di discussione con il governo, in questi anni ne ho viste parecchie di frane, ma è inquietante a Chieti la concentrazione in così pochi giorni di tante situazioni di dissesto. Cambiamo decisamente pagina. In occasione della festività di San Valentino il Ministero sceglie di far scendere in piazza il cosiddetto Camper Rosa contro la violenza sulle donne. È stata intitolata Questo non è amore, l'iniziativa che punta a dare sostegno a tutte le donne che vogliono trovare una via d'uscita dalla violenza domestica. Francesca Romana Testi. L'iniziativa è pensata proprio per il giorno di San Valentino, il 14 febbraio si pensa alla violenza sulle donne, si pensa a un amore che poi alla fine non è amore. Allora la sensibilizzazione come si muove in questa giornata? Dopo un periodo di sospensione in concomitanza con le festività di Natale, il Ministero ha pensato, su scala nazionale, perché è un progetto quello del Camper Rosa che non riguarda solo Pescara, appunto di riprenderla e di dare e di fare questa manifestazione in una giornata così importante, proprio per ricordare il messaggio che poi è lo slogan di questa iniziativa, che esistono forme di amore che amore non sono e che evidentemente nascondono dietro qualcosa di molto grave e che alcune volte le donne, in particolar modo ma non solo le donne, finiscono col pagare con la vita. Quindi diciamo che oggi è una giornata simbolica e noi siamo qui per ricordare e per sensibilizzare sempre nei confronti di un fenomeno purtroppo in crescita come quello che è la violenza di genere. Quando si parla di fenomeno in crescita si parla anche di qualcosa che in realtà prima non veniva detto e che magari esisteva lo stesso? Esattamente, il fenomeno va letto da questa duplice angolazione: in crescita probabilmente anche perché, e questo riscontro positivo noi l'abbiamo su Pescara, al di là dell'iniziativa pubblica, di tante persone che stanno prendendo consapevolezza e quindi superano la diffidenza, superano la paura eh, che il denunciare questi reati mette, eh, ci mette di fronte perché, comunque, è un rimettere in discussione la propria vita e le proprie scelte di vita e si avvicinano. Vengono da noi e quindi eh, denunciano. E questo, sicuramente, è un fatto che va letto in chiave in ottica positiva. Quali sono le paure più comuni delle donne che non vogliono denunciare e poi alla fine in qualche modo ci riescono? Ma le paure sono quelle che chiaramente eh, possiamo ben intuire: eh, nel senso del fallimento, il problema che molte volte riguardano i figli, eh, la riprovevolezza sociale, eh, l'incapacità di uscire da quella che è una vera e propria pastoia psicologica e quindi anche di affrancarsi no? eh, da rapporti che durano da tempo, durano da anni e che quindi ti mettono di fronte a delle, eh, a delle scelte anche molto forti. Alcune volte, anzi, spesso, le situazioni. Di disagio economico, no? e quindi noi cerchiamo di far comprendere che la normativa, oltre a dare un sostegno e chiaramente una risposta giudiziaria che è propria delle forze di polizia, prevede tutta una serie di supporti con i centri antiviolenza, con la presenza di psicologi, con il gratuito patrocinio che tante volte sono risorse sconosciute. Anche quest'anno l'amministrazione comunale di Torre de Passer, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo e l'Istituto Tecnico Economico del paese, ha voluto celebrare la giornata della memoria e il giorno del ricordo con i quasi 200 studenti del paese. Premiati i vincitori del concorso I giovani ricordano la Shoah. Il servizio di Vestina News. Il Comune di Torre de Passeri rinnova il concorso fotografico per quanto riguarda la memoria della Shoah. Comandata Sindaco. Allora, il concorso fotografico è stata una, una novità di, di questa edizione, perché ormai da otto anni il Comune di Torre de Passeri fa ehm, nella giornata della memoria, il 27 gennaio, la premiazione del concorso che fa con le scuole del territorio. Quest'anno, per ehm, i problemi ehm, atmosferici che ci sono stati, eh, abbiamo dovuto rimiare la premiazione e abbiamo voluto farla in maniera significativa il 10 febbraio, il giorno del ricordo. La partecipazione è stata ottima, 65 foto con le didascalie, i ragazzi come sempre hanno messo in difficoltà la commissione che io con onore ho presieduto. La cosa interessante è che noi non tutti gli anni ma quando possiamo facciamo dei viaggi per la memoria, quindi portiamo i ragazzi eh, sui luoghi della memoria, non sono delle, eh, delle gite ludiche, ma sono proprio delle immersioni nella storia e i ragazzi, anche se sono ragazzi di scuola media e di scuola superiore, eh, riescono a cogliere forse anche più di noi adulti questi, eh, queste ferite della storia. Eh, si è svolto ieri sera a Giulianova il Consiglio Comunale straordinario, tutti a difesa dell'ospedale eh, di Giulianova, unico punto di riferimento lungo un tratto di costa che va da San Benedetto del Tronto a Pescara. Da Giulianova una proposta per migliorare l'offerta sanitaria pubblica nella provincia di Teramo, una proposta che si basa su dati oggettivi. Una proposta che avanza la realizzazione di due ospedali di primo livello in provincia di Teramo, uno nella città capoluogo con la possibilità di divenire di secondo livello con sinergie con quello di L'Aquila e uno nella parte più popolosa della provincia di Teramo, cioè sulla costa. Avanziamo questa proposta forte che ieri sera il Consiglio Comunale ha approvato con la quasi unanimità di tutti i gruppi politici presenti e con la presenza qualificata del vicepresidente del Consiglio regionale Giovanni Lolli che l'ha definita una proposta che verrà valutata nelle sedi opportune perché presenta delle peculiarità oggettive. Noi dobbiamo andare oltre un modello di offerta sanitaria in provincia di Teramo che in questi ultimi 15 anni ha fallito. Troppi doppioni. Una mobilità passiva che genera sempre più milioni di euro sulle tasche dei cittadini teramani, si parla di oltre 60 milioni di euro di passività che noi regaliamo alle altre regioni e che invece potremmo utilizzare per migliorare la nostra offerta, con una sanità che ha bisogno di offerte di eccellenza, con una sanità della provincia di Teramo che deve impedire che i privati arrivino in provincia di Teramo. Crescono i giovani imprenditori che hanno trovato spazio nel mercato digitale grazie alla collaborazione di FIRA, la finanziaria regionale, e il circuito Abrex, nuove imprese, trovano fondi e spazi di coworking per entrare nel mondo del lavoro. Da un lato un circuito in cui sono le stesse imprese a farsi credito riducendo la propria esposizione bancaria e sostenendosi reciprocamente in un momento di crisi. E dall'altra una finanziaria regionale che seleziona progetti meritevoli di fondi per avviare start-up. Da questo scenario si apre la giornata di incontri tra Abrex e Fira e i tanti imprenditori dell'era digitale, tutti riuniti a Pescara. Abrex, su scelta di Fira, sta mettendo a disposizione delle, di queste start-up eh, 800.000 euro di finanziamenti, senza interessi e senza costi. Le start-up, grazie al nostro circuito, stanno trovando dei nuovi clienti eh, e dei nuovi fornitori che possono pagare eh, senza interessi e senza rivolgersi ai istituti di credito o comunque al debito bancario. Le abbiamo dato anche la possibilità, non solo di offrire una sede a quelle start-up che molte arrivano da fuori regione e si sono localizzate in Abruzzo andando a contaminare il nostro territorio in maniera innovativa e sicuramente in maniera intelligente, ma ha fatto in modo anche di creare una vera e propria officina di scambio dove praticamente le start-up possono lavorando gomito a gomito condividere non solo gli spazi ma anche per esempio le risorse umane, l'intelligenza, le idee, anche davanti a una semplice macchinetta del caffè a volte possono nascere delle cose e delle interazioni molto interessanti interessanti. Storie di successi e di innovazioni che si fondano su competenze e talenti di giovani desiderosi di crearsi un proprio spazio nel mercato digitale. L'Abruzzo si trasforma in piattaforma virtuale e si rivisita in chiave millennials. Si può comprare un prodotto a basso costo in cambio di qualche risposta utile alle aziende che analizzano il mercato, comprare pacchetti per sciare con un solo clic o trovare consulenti capaci di tradurre documenti e pratiche burocratiche negli uffici di altri stati, una fucina di idee e di digital working. L'utente eh, accede al nostro sito, eh, eh, sceglie il prodotto che intende acquistare e per acquistare il prodotto ha la possibilità di ridurre il prezzo. Cambiamo il canale di vendita di un qualcosa che esiste da sempre, che è il ticket, lo ski pass, quindi il ticket per poter andare a sciare. Fondamentalmente noi proponiamo la vendita online, oltre che ai nostri strumenti di analisi. C'è parecchio lavoro eh, di, non tanto di ufficio vero e proprio, di stare seduto e realizzare effettivamente la traduzione, quanto di andare anche in giro per gli uffici quindi di, appunto, di realizzare quel servizio prima della traduzione e post traduzione. E ora apriamo la pagina dello sport con una notizia clamorosa di questo pomeriggio perché è stato esonerato Massimo Oddo che non è più l'allenatore del Pescara, il tutto dopo il comunicato di ieri sera intorno alle 20.30 con il quale appunto il Pescara invece confermava l'allenatore sulla panchina del delfino. Invece nel pomeriggio si è consumato questo clamoroso dietro front, ora tanti sono i nomi che circolano tra questi prende quota il nome di Andrea Mandorlini, l'ex allenatore dell'Ellas Verona, ma vediamo il servizio. Il dietro fronte è servito a metà di un martedì pomeriggio che segnava la ripresa degli allenamenti della squadra. Massimo Oddo non è più l'allenatore del Pescara, sollevato dall'incarico al pari del vice Marcello Donatelli, un epilogo che era nell'aria nelle ore seguenti la disfatta di Torino, ma le modalità sono clamorose per il semplice motivo che appena la sera prima la società stessa aveva annunciato tramite comunicato che dopo una giornata fatta di incontri e valutazioni Massimo Oddo e il suo staff avrebbero continuato a guidare il Pescara, confermando due Dunque il tecnico dell'ultima promozione invece mentre la squadra svolgeva la prima seduta settimanale si consumava l'incontro tra sebastiani e oddo quello che ha sancito il divorzio tra le parti niente dimissioni ma esonero squadra momentaneamente affidata al collaboratore tecnico luciano zauri in attesa del nome del nuovo allenatore scelta interna ruscitti vecchi marpioni come decagno degli orossi o giovani che cercano una nuova opportunità panucci liberani di nomi ne circolano tanti anche quello di un ritorno, l'Abruzzese Ivo Iaconi. Ma nelle ultime ore si fa sempre più strada l'ipotesi dell'ex allenatore dell'Ellas Verona Andrea Mandorlini. Il comunicato dell'esonero parla di sacrificio con il quale responsabilizzare l'attuale gruppo di calciatori affinché non si ripetano mai più prestazioni come quelle offerte. Sottinteso, aggiungiamo noi, negli ultimi tempi: solo nel girone di ritorno 5 partite, 5 sconfitte e 20 gol al passivo, anche se si potrebbe estendere quasi all'intero campionato. Massimo Oddo paga una stagione senza vittorie sul campo, con appena 6 punti reali frutto di altrettanti pareggi. Con la difesa peggiore del torneo, soprattutto l'aver portato avanti un progetto tecnico fallimentare. E aver condiviso, non senza qualche mugugno, un mercato estivo dove alcune scelte dell'allenatore stesso hanno avuto un impatto considerevole. Il mancato arrivo di risultati anche nella fase migliore della squadra, cioè nei primi due mesi, ha minato la stabilità e l'autostima di un gruppo che è diventato fragilissimo nel corso dei mesi, dando dei timidi segnali di vita nelle gare proibitive, ma steccando in maniera plateale e clamorosa le gare all'apparenza più alla portata o comunque più giocabili. Se Massimo Oddo è rimasto così tanto sulla panchina, nonostante tutto lo si deve allo straordinario credito accumulato da quel 16 maggio 2015, quando da allenatore della Primavera biancazzurra fu chiamato a sostituire Marco Baroni alla vigilia dell'ultima giornata di campionato di Serie B con il Livorno, portando la squadra a un passo dalla Serie A con un cambio di mentalità infuso alla squadra ed una serie di scelte anche in termini di comunicazione che hanno riacceso la piazza. Nel successivo campionato Oddo ha costruito una squadra propositiva, sfacciata, sbarazzina e nobilitata dalle prodezze di Mr. 30 gol, la padula, infiammando l'ambiente, specie nella prima parte di stagione, fino a centrare, come Zeman, sette vittorie consecutive. La società non ha esitato a lasciare al suo posto nel corso della mini crisi che ha impedito al Delfino di lottare per il vertice, nove gare senza vittorie e playoff quasi in pericolo prima che il finale di stagione restituisse una squadra meno spavalda ma più matura, capace di centrare il quarto posto in campionato e quindi la promozione in Serie A tramite i playoff. La continuazione del progetto tecnico sembrava per tanti la carta vincente per la salvezza o per giocarsela fino alla fine, ma la Serie A non ha fatto sconti neanche ad un allenatore così rampante in ascesa. La A non perdona troppo divario economico tra le neopromosse e le altre. Per giocarsela serve un altro tipo di approccio, un'esperienza della quale Oddo saprà fare tesoro. E lo stesso Massimo Oddo ha affidato un po' il suo commiato ai social, in particolare su Instagram, possiamo leggere il calcio, scrive Massimo Oddo spesso regala grandi gioie momenti indimenticabili e intense emozioni, un mix di sentimenti che ci porta ad amare questo sport, a viverlo con grande passione, in questi anni a Pescara ho avuto la fortuna di vivere tutto questo di gioire con la mia città, la mia gente ma anche di soffrire con loro, un percorso bellissimo iniziato con una promozione sfiorata, proseguito poi con una stagione straordinaria Straordinaria che ci ha portato meritatamente in Serie A a confrontarci con grandi realtà e grandi squadre, un percorso che termina oggi dopo mesi difficili durante i quali avrei voluto fortemente aiutare questa squadra a raggiungere l'obiettivo prefissato. Non ci sono riuscito e per questo chiedo scusa alla città e ai pescaresi che nonostante tutto non hanno mai fatto mancare il proprio sostegno alla squadra. Voglio ringraziare di cuore il mio staff ehm, eh, e tutti i giocatori con i quali ho condiviso questa avventura e tutte le persone che la lavorano con grande professionalità e dedizione ogni giorno all'interno della Pescara Calcio. Infine voglio ringraziare il presidente Sebastiani per avermi dato la possibilità di iniziare una nuova carriera, quella di allenatore, ma soprattutto per avermi regalato la gioia immensa di guidare la mia squadra del cuore con affetto massimo Oddo è sempre forza Pescara. Questo dunque è il commiato di Massimo Oddo sulla panchina del Delfino, un altro commiato si è invece consumato ieri sera parliamo dunque di Lega Pro e di Teramo dopo la rovinosa sconfitta di Fano il presidente del Teramo Campitelli ha dato il ben servito al tecnico Zauli a tutto lo staff tecnico e al DS Alec Bolle il nuovo allenatore è Ugolotti che è stato presentato quest'oggi alla sala stampa del Bonolis, vediamo in conferenza stampa un passaggio fondamentale eh, del suo arrivo a termo eh, ci ha colpito, la rabbia per essere stato fuori dal mondo del calcio per qualche mese, è questo l'ingrediente che porta eh, Guidugolotti a termo? Beh, è anche questo nel senso che io non mi sono mai spaventato delle situazioni, perché quando un allenatore sta fuori è normale che spera sempre di essere chiamato in situazioni più, più semplici ma quando le situazioni sono semplici non si cambia l'allenatore, si va avanti con, diciamo, con gli allenatori che si, si subentra in situazioni difficili, in situazioni che sulla carta possono essere molto complicate tante volte si riesce a dare una svolta tante volte non si ci riesce la rabbia che uno porta è del fatto di rimanere fuori perché uno ha piacere a fare questo mestiere di conseguenza quando non vengono i risultati e quando uno squilla il telefono noi viviamo di questo, viviamo di conseguenza uno cova dentro, va a vedere partite, cerca di documentarsi però poi alla fine ti manca il campo e poi devi andare sul campo e cercare di dare quello che tu pensi, quello che vuoi trasmettere a questa squadra Questa situazione quanto complicata è? Ma sulla carta è abbastanza complicata, la classifica la parla chiaro, questa è una squadra che in questo momento ha una partita in meno però è penultima, la zona salvezza è lì a, a pochi passi, ci sono tante partite da giocare, partite difficili, eh, a partire dalla prossima in casa col sul tirol, di conseguenza c'è da eh, sulla carta può essere un'impresa, però il calcio è bello per quello perché Riserva mille sorprese. Io mi auguro che questa sia un'avventura a lieto fine. E ci vorrà un Ugolotti più fine psicologo che fine stratega, almeno all'inizio? No, c'è da lavorare, c'è da lavorare perché questa squadra deve giocare su dei ritmi diversi, se ha le capacità di poterlo fare, deve mettere in campo un po' più di rabbia, deve essere più aggressiva e di conseguenza c'è da lavorare. Poi se sono, magari fossero solo problemi mentali, cioè nel senso che uno va, parla con i giocatori e, e si risolve la problematica. No, tante volte c'è da, da trovare, c'è da, da fare dei risultati, i risultati sono la medicina migliore. La Rosa l'ha vista, la conosce parzialmente come la giudica adatta per un obiettivo come quello della salvezza? Io penso di sì, altrimenti non avrei accettato. Sempre tornando alla partita di ieri sera tra Fano e Teramo, la polizia di Fano ha arrestato un ventunenne della tifoseria teramana che, nel corso dell'incontro, ha acceso un fumogeno nel settore ospiti, lanciandolo nel settore occupato dai tifosi del Fano. Gli immediati accertamenti, fatti anche attraverso l'esame delle immagini dell'impianto di videosorveglianza, hanno consentito di identificare il giovane e arrestarlo in flagrazione. Processato con un rito direttissimo in tribunale a Pesaro, il 21 è stato condannato a 6 mesi e 20 giorni di reclusione con pena sospesa, oltre che al divieto di accesso alle partite della squadra del Teramo per la durata di un anno. E chiudiamo con un ultimo servizio. Sono state diramate le terne dalle quali scaturiranno i nominativi dei vincitori della quindicesima edizione del premio Prisco. La cerimonia si terrà al Teatro Marucino di Chieti il prossimo lunedì 22 maggio. Vediamo. Italo Cucci, da oggi, qui alla candidata Zaccanini, parte il premio Presco 2017. Eh sì, eh, questa annuale ritrovarsi, fra l'altro è un piacere solamente far parte di questa compagnia. E poi ti devo dire che diventa ancora più divertente perché finalmente eh, le, le, le nostre decisioni nascono eh, quasi spontaneamente. Abbiamo avuto dei periodi di ricerca e di dibattito. Mentre adesso sta andando tutto molto bene dal punto di vista tecnico, abbiamo allenatori, abbiamo giocatori. Probabilmente non è vero, anzi, sicuramente, non è vero che siamo l'ultima ruota del carro in Europa. Perché possiamo esibire, come vi potrò dire dalle da, da, da scelte che abbiamo fatto oggi, che se uno ha come giocatore, io mi auguro, uno come Dybala, eh, come allenatore, uno come Gasperini. Come eh, presidente, abbiamo questo fenomeno di ex calciatore dell'Atalanta che all'improvviso si compra la società, la fa tornare grande e grande scuola di giovani calciatori, come è Percassi. Poi la ciliegina è Riccardo Cucchi. Che purtroppo, così io lo facevo molto più giovane, non da pensione. Lui ha pensato eh, di, di ritirarsi, però quest'anno ci siamo divertiti in giuria moltissimo. E proprio tutto per questa terza edizione del Tg6. Il nostro notiziario torna con la prima edizione di domani alle ore 14. Grazie per l'attenzione. Buonanotte.